compenserò il profumatore. Hai il sentore del regno celeste e mi hai trattato con gentilezza. Molto bene. Adesso ti darò questo. Porta alla grande carta del regno celeste. Quindi diventerò finalmente una carta e ti consegnerò il mio tesoro segreto. Ricordati di usarmi. Non faccio che aspettare.
Conosci le scaglie di carpa, le preziose scaglie della divina carpa del tesoro? Portamele e ti ricompenserò profumatamente. Se dovessi mai incorrere in un altro vaso come il mio, ignora qualunque sua richiesta. È la vergogna del nostro clan. È un traditore che ha cercato di uccidere la grande carpa per il proprio beneficio. Quasi tutte le mie scaglie sono tornate e devo tutto a te. Finalmente quel maledetto pagherà per il suo crimine. Ma le scaglie sono inestimabili. È come se fossi inestimabile anch'io. Oh, tu, finora hai fatto un ottimo lavoro. Sento di potermi fidare di te. Ascolterai la mia storia, o piuttosto il mio segreto. Certo. Oh, splendido. Davvero notevole. Ora, il segreto di cui ti parlavo. Voglio che tu porti quest'esca alla grande carpa. Non farla vedere a nessuno. Agisci più furtivamente che puoi. Fallo e io ti consegnerò il tesoro segreto del palazzo. Oh, salve di nuovo. Attenzione con quell'esca. Insieme. Molto in silenzio. Thank you.
Scusami, ragazzo. Ragazzo, per caso sei diretto al palazzo? Sì. Allora, ti conviene usare la strada sul retro. Adesso è sott'acqua, ma puoi arrivarci passando da una vasta grotta. L'unico problema è che lì dorme la grande carpa. Perché mi stai aiutando? È da molto tempo che le porte del palazzo sono chiuse. Ho un incarico molto importante da svolgere. Ma non ci riuscirei mai con questo mio corpo. Potresti aprire le porte del palazzo, figliolo? Adesso è sott'acqua, ma puoi raggiungere il palazzo passando da una vasta grotta. L'unico problema è che lì dorme la grande carpa. E se entrassi nel palazzo, speravo che potessi aprire la porta per me. Ho un compito da portare a termine.